Conclusa la missione in Cina, la Premier Meloni ora in volo verso Parigi. Domani sarà a casa Italia per incontrare gli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi. Ultima tappa cinese a Shanghai, dove è stato siglato un piano d'azione triennale che riguarda soprattutto le piccole e medie imprese. Nella capitale economica della Cina, infatti, vive un'ampia comunità imprenditoriale italiana con quasi 1200 imprese, un interscambio che rappresenta quasi il 20% di quello totale tra i due paesi. Ci è sembrato che fosse l'occasione giusta per aprire, diciamo, una nuova fase nei rapporti tra Italia e Cina. Lo abbiamo fatto con la firma del piano strategico, del piano d'azione per i prossimi tre anni, 2024-2027. Critiche invece dalle opposizioni che accusano Meloni di aver riaperto la via della seta sotto mentite spoglie. Opposizioni che esultano anche per la raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. In pochi giorni sono state oltre 300.000 e a breve si raggiungerà il quorum delle 500.000 firme necessarie per la consultazione popolare. È una valanga di persone che vogliono firmare, e questo dopo pochi 4-5 giorni significa che c'è una volontà di fermare questo spacca Italia.